Noi abbiamo fatto anche una protesta giovedì al centro per l'impiego di via Bologna, in cui siamo entrati dentro al centro per l'impiego per denunciare queste carenze di queste politiche. Abbiamo tenuto anche per più tardi nel pomeriggio un incontro con la direttrice dell'Agenzia Piemonte Lavoro. Siamo ancora in presidio davanti al Comune di Torino come disoccupati precari, anche con la presenza dei lavoratori dell'isola di Aria, la cooperativa sociale. Stiamo aspettando anche che arrivi l'assessore al lavoro Pentenero, che oggi deve essere presente in Consiglio Comunale. Abbiamo parlato adesso col presidente del Consiglio Comunale, che ci ha garantito che a inizio maggio avremo un'audizione nella Commissione Lavoro, che è necessaria per portare al Consiglio queste nostre richieste che stiamo facendo ormai da diversi mesi, che abbiamo già rivolto anche all'assessorato al lavoro, all'assessore Pentenero, che ci aveva detto anche che ci avrebbe rincontrato, ma che poi adesso sta dimenticando, diciamo, di risponderci. Può darsi che non abbia letto la mail. Oggi siamo qua perché anche l'assessore Pentenero, che abbiamo peraltro incontrato all'evento di Synergy, deve incontrare e parlare seriamente anche con i disoccupati e i precari che le pongono le loro richieste. Questa richiesta che noi facciamo di convocare le imprese che lavorano per gli enti locali, ma direi che è il minimo, dovrebbe già funzionare così. Ma se non sono in grado neanche di convocare le imprese che lavorano per loro, ma che campagna elettorale devono fare? Ma è meglio che andate a casa allora. Questo è il minimo che dovete fare, minimo. Non diciamo addirittura di chiamare le altre imprese che pure prendono una quantità di incentivi fiscali e che dovrebbero rispondere anche di tutti questi soldi che prendono, avere un minimo di responsabilità sociale e assumere le persone disoccupate e precarie. Noi abbiamo bisogno di fare dei passi avanti concreti. Abbiamo chiesto di convocare le imprese che lavorano per la città di Torino per fare dei protocolli e garantire dei percorsi con un reale inserimento lavorativo a chi ai tanti disoccupati che si rivolgono al centro per l'impiego, che si iscrivono al centro per l'impiego, che seguono dei corsi di formazione, percorsi che sono proposti dal centro per l'impiego, ma che dopo questi percorsi non hanno alcun tipo di prospettiva. E non siamo solo noi a dirlo, non sono le esperienze di tante persone che abbiamo incontrato, ma ci sono anche i dati della stessa Regione Piemonte che certificano come solo pochi di questi corsi in realtà riescono a portare a una vera prospettiva di lavoro. Allora loro possono perlomeno chiamare le imprese e i datori di lavoro che lavorano per la città di Torino, per gli enti locali e vincolarle ad assumere chi fa determinati percorsi del centro per l'impiego. È una responsabilità che si devono prendere, che si possono prendere. Ci sono anche altri esempi in altre città di questa cosa, come per esempio a Napoli, dove è stato ottenuto grazie all'inserimento di parecchi disoccupati grazie al movimento 7 novembre, dove le aziende in appalto del comune hanno assunto un numero significativo di disoccupati in questo modo. Allora noi non possiamo fare dei corsi, dei percorsi che non hanno prospettive e che peraltro non ci garantiscono neanche un rimborso, diciamo, adeguato al costo della vita mentre facciamo questa formazione. Bisogna che ci siano delle prospettive di lavoro concreto e che ci sia un rimborso adeguato al costo della vita mentre uno partecipa a queste politiche. Aspettiamo l'assessore perché abbiamo bisogno di un incontro di nuovo anche con lei e soprattutto abbiamo chiesto un incontro congiunto alla Regione e al Comune, perché c'è bisogno di entrambi per andare avanti in questo percorso e devono prendersi questo impegno, quindi insisteremo anche nei confronti della Regione. Ci sono altre persone che lavorano, ma lavorano molto male, lavorano con poche ore al giorno, lavorano in nero, lavorano con stipendi che sono al di sotto del minimo accettabile e lavorano e magari non vengono neanche pagate. A questo proposito, oggi in questo presidio ci sono anche i lavoratori della cooperativa Isola di Aria, che aspettano da 2 mesi il loro stipendio. Oggi chi è disoccupato è tendenzialmente in una condizione di isolamento, prova ad arrabattarsi da solo, prova a trovare un lavoretto, prova a cavarsela, ma se la cava molto male. Ma bisogna tornare a organizzarsi insieme, a lottare insieme. Oggi in comune dovremmo approvare proprio un documento sul contratto cooperativo.
sociali. Sì, proprio perché essendo stato rinnovato, avendo un'incidenza di costo del 15% nei tre anni, se il 90% dei lavori cooperativi e sociali sono con l'ente pubblico, se tu non ci metti i soldi, poi queste non hanno i soldi. Quindi oggi portiamo in consiglio questa roba perché tu hai tre meccanismi. Uno è la gara d'appalto secca, ok? Normalmente nelle gare d'appalto è prevista la revisione prezzi, d'accordo? Se hai situazioni invece come comunità o RSA, hai le rette, e le rette li dipendono dalla regione, d'accordo? Con tutti i problemi che sappiamo. E quindi ovviamente il documento è un documento articolato che dice tu comune trova i soldi per garantire il rinnovo del contratto, d'accordo? Ovviamente questo non copre chi non sta lavorando. Se un problema fa l'audizione in commissione, tra l'altro l'avevamo già fatta l'anno scorso. Sì, qualche tempo fa, la situazione purtroppo... Sì, no, il problema tecnico che c'è è che noi fino a fine aprile siamo bloccati quasi tutte le commissioni sul bilancio consultivo. Quindi io posso dirvi volentieri, ma a maggio. Allora, l'unica strada vera su questa roba qua è quella, adesso tra l'altro probabilmente a maggio andiamo a approvare in consiglio la modifica al regolamento 307, non so se è presente qual è, è quello che riserva una quota di appalti del comune alle società cooperative che inseriscono all'interno di quei posti di lavoro i lavoratori cosiddetti svantaggiati, che non sono solo disabili eccetera, ma sono anche disoccupati di lunga durata eccetera eccetera, dove c'è una discussione ad esempio di portare il valore del bilancio da destinare, degli appalti, pardon, dal 3 al 4%, okay? Questo fa sì, gli esempi si possono fare di appalti già che ci sono, che vuol dire, per dire, la vigilanza in Polo del Novecento piuttosto che il Museo della Montagna, stiamo parlando di situazioni di questo tipo. Quella è la strada su cui il comune può fare dei pezzi. Con le aziende invece partecipate, sentivo la cosa che dicevate, distinguiamo tra aziende partecipate e appaltate. Appalti, una volta che tu hai fatto l'appalto o lo prevedi prima, o faccio la gara, metto come clausola che tu se vinci la gara devi assumere, però uso a quel punto il 307 su questo regolamento, o altrimenti una volta fatta la gara per le pulizie, per fare un esempio, se io poi vado alla ditta e gli dico assumi questi, diventa ovvio. Le discussioni si possono fare non semplici, ecco. In passato si erano fatte, vedi Amiat, ma allora Amiat era proprietà diretta del comune, oggi non lo è più. La partecipate la tirate fuori proprio ma li tiro fuori anch'io. Comunque, cioè, voglio dire, è chiaro che l'autonomia dell'azienda eccetera, ma da parte del comune c'è comunque una. Chiamiamola come vogliamo, una capacità comunque di farsi valere. Allora, questo paese, quando si è evoluto, sono stati assunti lavoratori dell'Olivetti con norma di legge fatta a livello nazionale, quando fu la crisi dell'Olivetti, dal comune di Torino ne arrivarono 150. E se vai a vedere indietro, vedi che casse integrati Fiat, parlo piuttosto che sono andati a fare i vigili, manutenzione, verde pubblico, eccetera, eccetera. Okay? Però sono stati percorsi costruiti in anni in cui non avevi le regole attuali. E l'esempio dell'Olivetti era un esempio proprio di norma di legge fatta ad hoc. Abbiamo incontrato i lavoratori e il comitato sostanzialmente concordando tre cose. La prima è un'addizione del comitato che faremo all'inizio di maggio sui temi della possibile occupazione per i disoccupati di lunga durata. E poi è emerso invece il problema della cooperativa Ariel, che si occupa di immigrati e di centri d'accoglienza, che è in ritardo nel pagamento degli stipendi. I lavoratori sono in sciopero, in questo interesseremo gli assessori competenti per sollecitare la prefettura e capire come mai i pagamenti sono in ritardo. Queste le due cose principali concordate, le altre cose poi le vedremo strada facendo. Eccoci, una persona importante. Non ci siamo già incontrati. Ditemi. Abbiamo chiesto questo incontro congiunto, regione comune, per andare avanti su queste richieste per quanto riguarda un maggiore collegamento tra le politiche attive del lavoro, il
coinvolgendo anche le varie aziende che operano per la città di Torino. Sì, abbiamo fatto una lunga chiacchierata quando ci siamo visti e ho cercato di spiegarvi come avviene il meccanismo, quali sono i punti deboli, quali sono i punti forti anche del mercato del lavoro. E avevamo illustrato una serie di questioni. Per quello che riguarda le politiche attive, quelle che sono gestite direttamente dalla regione, dovete andare in regione e chiedere a loro di cercare di intrecciare maggiormente con le aziende che cercare di fare quell'operazione di matching che permette alle aziende di identificare nuove professionalità, probabilmente professionalità come le vostre. Noi possiamo mettervi a disposizione il nostro servizio lavoro, che credo insomma ci siate già andati tutti, e le politiche attive del lavoro che noi possiamo fare nel rispetto della legge e quelle che stiamo cercando di programmare, che al momento partiranno verso la fine dell'anno, sono quelle legate allo sportello lavoro della città, sono quelle legate ai cantieri di lavoro, sono quelle legate ai PPU se la regione farà l'atto di indirizzo a breve, sappiamo che farà a breve l'atto di indirizzo di PPU, e quelle che sono legate cantieri di lavoro, sportello lavoro, e quelle che sono legate alle attività che attraverso lo sportello lavoro collegano con le funzioni di GOL, che è una politica attiva della regione. In estrema sintesi, quello che ci siamo detti il giorno in cui ci siamo incontrati. Non è tutto quello che ci siamo detto. Lei sa che abbiamo detto forse altro, se non lo ricordate, lo diciamo. Lei voleva anche fare poi un passaggio con l'Agenzia Piemonte Lavoro. Sì. Noi quello che abbiamo chiesto da approfondire, ma sì, chiediamo di approfondire questa cosa. Sì, ma tutto il lavoro che noi facciamo è un lavoro che è coordinato sempre con l'Agenzia Piemonte Lavoro, perché la competenza diretta e specifica sulle politiche attive del lavoro è della regione. Sì, e noi, come dire, lavoriamo in più stretta collaborazione. Si chiedeva anche di capire quali datori di lavoro tra quelli che lavorano per la città di Torino possano essere coinvolti in dei progetti per convenzioni tra enti di formazione e datori di lavoro, far sì che questi soldi, come l'avevamo detto, la regione aveva già detto, da parte nostra è una disponibilità. Voi sapete ad esempio che la regione sta discutendo la modifica del regolamento 307, che è un regolamento che prevede la destinazione di tra il 3 e il 4%, adesso stiamo secondo la storia anche che ha caratterizzato la città di Torino, di risorse, ve l'ho spiegato l'altra volta, per l'attività legato alle imprese sociali, legato allo svantaggio. Svantaggio secondo l'Agenzia Europea vuol dire anche coloro che sono disoccupati da più di 36 mesi e quindi, come dire, queste attività sono possono essere utilizzati anche da voi. Ma questi passaggi si possono fare e non è che non gli abbiamo sottolineato la vostra presenza e il vostro impegno e la vostra attenzione su questi temi. Avvengono nella quantità di attività che attraverso GOL, attraverso le altre misure del PNRR la regione sta svolgendo. Noi ci interfacciamo su quelle che possiamo entrare nel merito. 307 ha anche questa funzione. Sì, qui c'è uno strumento in più con questo 307. Esatto, sì. Però noi su questo vorremmo poi avere anche un altro incontro nello specifico. Perché, sì. Grazie, ciao. Allora, visto che la regione ha questi gol, che sono 60 milioni di euro nel 2023, forse di più, sono un certo numero di soldi. Poi loro fanno anche le accademie, cioè, però diciamo che questa l'avevamo già messa come premessa, purtroppo non è che vanno a buon fine in gran parte. Allora, noi abbiamo anche chiesto, siamo stati all'Agenzia Piemonte Lavoro, ci saremo peraltro anche oggi pomeriggio alle 3:30, abbiamo un altro incontro con la direttrice. Benissimo. Allora, abbiamo chiesto, si può fare questa cosa di avere delle convenzioni tra gli enti di formazione e i datori di lavoro che lavorano per la città di Torino e anche altri enti locali, in nome della responsabilità sociale delle imprese, per fare diciamo un collegamento. Lei l'altra volta non aveva escluso questa cosa. È una cosa che va studiata e che va pensata. Io ve l'ho raccontata l'altra volta, raccontandovi di Todrim, raccontandovi del secondo ampliamento di quello spazio che ci sarebbe stato. Quella è una convenzione che un ente pubblico può fare con chi gestisce, in questo caso la PL, che gestisce i grandi reclutamenti,
e che permette di selezionare su indicazione, quindi usando l'agenzia pubblica, quindi non usando un'agenzia privata, permette di selezionare le persone che si rivolgono ai servizi che sono presenti all'interno della città. Ma non possiamo, cioè, come dire, quello che noi facciamo in generale con tutti i nostri fornitori è dire, prima di andare ad assumere, se dovete assumere, rivolgetevi ai servizi della città, in modo tale che usate i servizi pubblici, quindi non vi rivolgete ai servizi che svolgono intermediazione, quindi che fanno matching, privati. Non so se mi sono spiegata. Sì, io... mi sono spiegata. Sono le agenzie interinali, sì, praticamente. Le agenzie interinali sono ancora un'altra cosa, sono quelle che fanno somministrazione, sono agenzie che svolgono sostanzialmente lo stesso lavoro che fa un centro per l'impiego e che sono agenzie accreditate nel sistema regionale. Quindi quello che noi possiamo fare è un'operazione di segnalazione di quelli che sono i vari appalti e dire utilizzate il servizio pubblico. Non possiamo andare dicendo tu sei un'impresa che ha vinto un appalto col Comune di Torino, prendi i cittadini che sono residenti di Torino. No, questo è contralegge, questo non ve l'ho detto perché se ve l'avessi detto vi avrei detto una cosa che è contralegge. Possiamo invece dire a tutti gli operatori che vincono degli appalti della città di Torino, possiamo dire loro usufruite dei servizi pubblici che noi abbiamo, il nostro servizio lavoro, il centro per l'impiego. Abbiamo incontrato, alla fine è scesa l'assessore Pentenero, noi abbiamo chiesto, come avevamo già chiesto via mail, di avere un incontro congiunto con la Regione e con il Comune di Torino, quindi con i due assessorati, per approfondire questa richiesta di protocolli che vincolano le imprese che operano per gli enti locali ad assumere chi fa certi percorsi al centro per l'impiego. Allora, molta resistenza su questo punto, ma lei ci ha detto che ci organizza questo incontro in comune, comunque invita anche la controparte. Noi ci aspettiamo adesso una risposta con un incontro concreto da questo punto di vista. C'è bisogno di entrambe le parti per andare avanti in questa nostra richiesta. Alla Regione chiediamo anche fondi aggiuntivi per rimborsare chi sta facendo questi corsi, un rimborso adeguato al costo della vita. E aspettiamo questa, avremo adesso l'incontro anche con l'Agenzia Piemonte Lavoro, aspettiamo questa risposta, questa data di incontro da parte dell'assessore Pentenero. Si è arrabbiata perché non abbiamo detto che non risponde più. No, noi non è che vogliamo solo parlare, abbiamo bisogno di incontri concreti, cioè in cui si va nel merito della questione, si approfondiscono le nostre richieste, si trovano delle soluzioni concrete. Non ci basta, mi dispiace tanto, se ci vogliamo informare andiamo al centro per l'impiego, non dobbiamo andare dall'assessore al lavoro, quindi non ci basta questa chiacchierata, bisogna, come ha detto, di avere questo incontro congiunto tra Regione e Comune. Qui oggi vogliamo anche portare avanti una questione più generale, che è quella della necessità di unirsi e organizzarsi. La crisi è sempre più dura per centinaia di migliaia di persone qui a Torino e per tutta la classe lavoratrice. Ci sono casi gravissimi di lavoratori disoccupati, precari, che o non hanno un salario per sopravvivere o non riescono con il lavoro che fanno a portare a casa abbastanza soldi per campare con la propria famiglia. Quindi è necessario fare una grande vertenza di queste singole situazioni. Noi qui diamo anche un segnale a tutte le persone che sanno che ci siamo e siamo attivi ma hanno difficoltà a partecipare. Bisogna unirsi e organizzarsi, quindi uscire fuori dal proprio individualismo e cercare di portare con la propria problematica un contributo di lotta, perché soltanto con le iniziative concrete, scioperi, qui oggi ci sono i lavoratori della cooperativa Isola di Ariel che stanno facendo sciopero per ottenere il salario, i diritti, la dignità, presidi come questo che si è organizzato come lavoratori disoccupati e precari, assemblee, mobilitazioni, soltanto in questo modo si riesce a fare un fronte comune e portare avanti il nostro interesse, perché se non si fa così si rimane da soli e si rischia davvero di inabissarsi. Quello che si vuole dimostrare qua è che uniti si vince, quindi con questo tipo di metodo di lotta si portano a casa dei risultati concreti che sono sempre più importanti, perché al di là delle nostre situazioni personali vediamo intorno a noi
che con la crisi succedono fatti gravi, la guerra, ci sono sempre più queste notizie che arrivano dall'Ucraina, dalla Palestina, che ci preoccupano, ma ci rendiamo conto che abbiamo poca forza. Queste necessità economiche ci fanno unire politicamente, facendoci diventare una forza rispetto a stare da soli. Quindi uniti si vince, è il messaggio che facciamo passare con queste iniziative. Chiediamo a tutti di partecipare a partire dalle prossime. Domani mattina si sarà sotto la prefettura in presidio con i lavoratori Ariel e ci saranno assemblee volantinaggi dei lavoratori disoccupati precari già in questa settimana.